I'm coming from Sweden, so I'm coming here to Poland to volunteer. Yes, I took the train from Lund in Sweden and now I'm here through Germany. Yeah. And I just signed up for volunteering. They gave me this one and this one. So now I'm ready to go, yeah, and help people. What languages do you speak? I speak Russian, English, Swedish. Did you study Russian? Yeah, as a kid, for like homeschool language. Yeah, we can do it in Sweden. If your parents speak another language, then you can, read this language if you want to as a child. Yeah. So you just wanted to do something. Did you have a job? Were you working in Sweden or what were you doing? I was studying physics, in engineering, but now I will take a break for one semester. And do other things. Yeah. Yes, this side, please. Ma questo Consiglio europeo informale è stato veramente un successo. Raramente ho visto l'Unione Europea così compatta, specialmente nelle discussioni di ieri. C'era uno spirito di solidarietà su tutti gli argomenti che sono stati trattati che io non credo di ricordare nei tanti consigli europei a cui ho partecipato. Gli argomenti erano quelli previsti dall'agenda: energia, difesa, situazione macroeconomica. No, io non credo, almeno ad oggi, di vedere questo rischio. Anzi, sia gli Stati Uniti sia altri paesi europei hanno dichiarato esplicitamente che non c'è questo rischio perché non manderanno soldati sul territorio. Ma è anche per questo che le sanzioni sono così pesanti e così ferme. Più pesanti sono le sanzioni, minore è il rischio che il conflitto si allarghi, il conflitto militare si allarghi. Questo è quello che il presidente Biden ha detto. Le sanzioni sono state applicate proprio per evitare un allargamento del conflitto militare. La votazione è chiusa. Presenti 371, votanti 370, astenuti 1, maggioranza 186, favorevoli 253, contrari 117. La Camera approva. Siamo stati quasi puntuali. Io ritengo che ancora oggi dobbiamo confrontarci con due nodi di fondo, la libertà di scelta e il merito, per spiegare perché sia così difficile il successo al femminile. La libertà è una conquista culturale e sociale per l'universo femminile e va ben oltre le logiche dell'eguaglianza formale. Il diritto di scegliere il proprio futuro per tante donne è un desiderio rimasto sulla carta, perché spesso si scontra con il problema di poter coniugare famiglia e lavoro,